bentornati sul canale! Bentornati sul canale, ma quale canale? Perché? Professore? Bentornati su? Briciole di Storia! Briciole di Storia, ma allora siamo su Briciole di Storia o siamo sono gli amici di Sareale? Su tutte e due! Siamo su tutti e due, questa sera facciamo un crossover, credo si chiami così, no? Un crossover? Praticamente facciamo un'unione tra due canali e io sono la figura di mezzo perché sono in entrambi, giusto? È vero, sicuramente vero. Quindi, uno, vi presentiamo degli oggetti che vanno bene sia per Briciole di Storia che per gli amici di Sareale. Bravissima. Ma che pasticcio! È un pasticcio questo, sì, veramente. Ma in questa occasione la usiamo anche per suggerire agli amici di Sareale di andare a vedere Briciole di Storia, in cui possiamo trovare tanti oggetti vintage, sia per adulti che per bambini, di tutti i tipi, divertenti, storici, eccetera, eccetera. E invece agli amici di Briciole di Storia di andare a dare un'occhiata agli amici di Sareale, in cui si possono trovare un sacco di giochi carini, simpatici, divertenti. Grande business, questa si chiama joint venture. Joint venture, facciamo una joint venture. Allora, che cosa abbiamo qua, Sara? Topolino, questo. Sì. E Minnie. Sono tutti gadget usciti con Topolino. Quindi abbiamo anche Paperina, abbiamo, chi c'è? Zio Paperone. Paperino. Ecco, questi sono i gadget che uscivano con Topolino, più o meno dagli anni 80 al 2000, diciamo, sì. Non tutti, sono una sorta di collezione mista. Questa qui l'abbiamo già fatta, o uscirà poi dopo, non so se è già uscita. Comunque è una radio, quella è una radio, a forma di deposito di Zio Paperone. Oh. E questa è una delle figure più belle che ci sono, che mi piacciono, cioè Zio Paperone che si tuffa. Alza un po' di più. Ah, eccolo lì, là in fondo lo vediamo. Che lì fa sci nautico sulle monete, qui invece si tuffa come se fosse acqua, perché giustamente le monete, mi spiegava qualcuno, reagiscono a solo a Zio Paperone, gli altri ci si schiantano contro. Lui invece riesce. A me immagino mi è sempre piaciuta, forse per i soldi, no? Che... il quantitativo di soldi che aveva. E mi scuso che non abbiamo il treppiede per tenere la telecamera, perché questa è una cosa organizzata così al momento. Ma no, non devi dire così, è stata programmata con tempo, grande sapienza, sì. Delle due registi, ci sono i due registi, tu sei il operatore, io sono l'operatore. Allora, i miei preferiti sono la barchetta di Paperina, perché Paperina, giustamente. E poi questi Minnie. Quella Minnie con lo sguardo un po' deforme, no? No, Minnie e Topolino e Paperina. Ok, noi invece abbiamo fatto proprio poco tempo fa le banconote che abbiamo trovato in Topolino. Sì, è vero. E a breve uno Zio Paperone dorato che troviamo sempre in Topolino, perché Topolino è intergenerazionale, nel senso prende dai nonni fino ai nipoti oramai, forse anche prima, giusto? Assolutamente corretto, assolutamente un tuffo nel passato e un tuffo nel presente. Anche, assolutamente, e anche come persone, no? Noi tre rappresentiamo un po' il passaggio di generazioni. Eccolo. Facciamo qui. Vedere quelli più vecchi. Eccolo qui, Zio Paperone che emerge dal montagna di monete d'oro. Come facesse sempre questo mistero, però fa niente. Hanno modificato la fisica della... non stava in piedi Paperino. Perché Paperino è sempre così? È molto carino. Anche questo è sicuramente vecchio. Questo è uno si vede. Dei miei preferiti, perché ha gli occhioni. Guardate che occhioni. È vero. Diciamo che sono migliorati molto anche gli stampi nel tempo, c'è da dire questo, che gli sculpt... si dice così, cioè la parte di scultura. Non facciamo finta di essere bravi. No, si dice sculpt, lo so io, lo so. E la radio funziona ancora, tra parentesi. Sì, è migliorato molto, già vediamo quelli intorno agli anni 2000, insomma, più elaborati rispetto a... No, quindi 2000, non so. C'è anche la pubblicità di non so che cosa. Noi facciamo vedere la pubblicità, guadagniamo un sacco di soldi. Sì, ci pagano in formaggio perché è la craft. Ah, ecco. Cioè, quindi potrebbero pagarci in sottilette. Ecco, saremo pagati in sottilette. Bene, dopo questa cosa così strana, estemporanea e... devo dire improvvisata o lungamente... Lungamente improvvisata. Lungamente improvvisata. Ok, va bene. Abbiamo anche il pubblico, Non l'abbiamo detto? Abbiamo due o tre persone che sentiamo un applauso da parte del pubblico. Mamma e mia, abbiamo anche il pubblico. Che tristezza. Faremo le cose anche dal vivo tra poco, mamma quindi mia. Pensa col pubblico. Ma c'è l'aeroplano qui? Non Beh, anche questa è una cosa carina. È un biplano. Sì, ma non credo che sia dell'epoca. No, però Topolino riecheggia sempre nelle automobili, negli aeroplani, delle cose degli anni 20-30, quindi questo qui in qualche maniera... Sì, è vero, forse non so per quale ragione, però è vero, gli piace molto quel periodo, oppure si butta su cose ultramoderne, in questi casi ha fatto anche dei mega robot, quella è una barca a vela rosa.
Sara, adesso cosa fai? Ti fai regalare da Briciolo di Storia questi oggetti? Sì, dai, ce li regala tutti, scherzo. Quindi, magari succederà ancora su qualche oggetto che possa unire i due canali, Questa fratellanza, non so come. sorellanza, Ma vabbè, fa niente. zianza, qualcosa del genere. Quindi, Benissimo, salutiamo. io pensavo, solo un'ultima cosa, pensavo che l'uso dei gadget fosse una cosa riservata agli anni 90, 2000, invece ho scoperto che esisteva già da prima, non so da Funziona, quanto. funziona la pubblicità. Tu regali una cosa, fai pure bella figura e in più fai pubblicità, pubblicità, pubblicità. Pubblicità, e su pubblicità, 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 vi salutiamo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!